Ciao a tutti, oggi studiamo To The Night. È una canzone di Otmar Liebert, più conosciuta come la colonna sonora del Ciclone, il film di Leonardo Piraccioni. A me piace molto far studiare questo brano perché è una maniera per iniziare a vedere le scale, quindi ha sicuramente uno scopo didattico. Iniziamo mettendo il dito 1 sul quinto tasto della prima corda, il dito 3 sul settimo tasto della prima corda. Il dito 4 sull'ottavo tasto della prima corda. Cercate di mantenere sempre quest'arco alle dita, sempre un arco. Evitate di prendere la nota con la parte piatta del dito, ma con la punta a martelletto, mantenendo il martelletto. E qui deve passarci almeno un dito sotto, in modo che la mano è impostata bene. 5. 7, 8, 7. Ovviamente sto dicendo i tasti. Con le dita invece saranno 1, 3, 4, 3, 1, 0. Sentite. La seconda frase è identica alla prima, cambia solo l'ultima nota, che è il sesto tasto della seconda corda. La terza frase, identica alla prima, ma con il mignolo dobbiamo suonare il decimo tasto. Come ci arriviamo? Io consiglio di arrivarci in questo modo, spostando tutta la mano in questo modo e suonando così il decimo. Quindi evitate di fare e magari ribaltare la mano come vedo fare spesso. Cercate di andare con la mano impostata in questo modo. Cioè la mano si sposta, il pollice dietro allenta la presa e fa spostare tutta la mano. Da qui restiamo in posizione e suoniamo 1, 2, 4, 2, 1. I tasti relativi saranno 7, 8, 10, 8, 7. Mi avvuoto. Suono tutta questa sezione. Diciamo che questa è la prima parte del tema principale. La seconda parte del tema principale cambia soltanto l'ultima nota, quindi la ripetiamo tutta. Ora, invece che fare il Mi a vuoto, suoniamo un Mi al dodicesimo tasto. Stesso discorso, sposto tutta la mano e suono con il mignolo il dodicesimo tasto. Tutto suonerà così. La seconda parte è un po' più difficile e suona in questo modo. Ve la suono lentamente con le note, frase per frase. Si, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, fa, mi. Seconda frase. Si, do, re, do, si. Si, do, re, do, si, do. Mi, fa, sol, fa, sol, fa, mi, re, fa, mi, re, do.
come suonare gli accordi di questo brano. Sono quattro movimenti. Scendiamo in giù, come volete, o con tutte le dita, oppure con l'indice. L'importante è arrivare sotto le corde con il pollice, perché poi suoneremo con il pollice in su, in questo modo. Quindi sarà questo. Giù, su. Dopodiché un colpo sulla cassa, con la mano aperta, e sfruttare l'indice per fare l'ultima pennata in su. Quindi il tutto suonerà in questo modo. 1, 2, 3 e 4. Attenzione a non fare questo. Suonare in giù, suonare con il pollice, colpire, poi alzare la mano e dopo ancora suonare con l'indice. Altrimenti ci saranno 5 movimenti e ci faranno perdere il tempo. L'importante è appoggiare la mano e immediatamente andare su con l'indice. Il tutto suonerà così. Giù, su. Giù, mi raccomando, con il pollice andate oltre le corde, quindi date una bella pennata e restate giù con la mano. Su con il pollice. Colpo. Proviamo insieme. 1, 2, 3 e 4. 4. Velocemente suonerà così. Questo è tutto, ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!